Camminerò come un ninja. Guardate. Oh, oh. Proverò a vedere dentro la piscina. Robby, devo dirti una cosa. Che mi devi dire, Dani? Vuoi per caso giocare? Sì, lo sapevo. Vuoi giocare? Ecco. Dai, giochiamo! No, Robby, la mia pancia dice che ho molta fame. Quindi, mi potresti andare per favore a prendermi qualcosa di buono? Tu mi hai fatto uscire dalla piscina per chiedermi del cibo? Mi chiedi sempre del cibo, Dani! Sempre con i tuoi panini! Vuoi sempre dei panini con qualcosa? Sì, Robby, vorrei tanto tipo un panino con la mortadella o qualcosa di... sì, di salato, di buono, Robby! No, Dani, non puoi sempre mangiare! C'è un momento per mangiare e poi tantissimi momenti per giocare! Quindi giochiamo! Sei davvero antipatico! Io ho bisogno di energie! E poi lo sai che io sono una mangiona! Va bene, giochiamo a nascondino! Però inizierai tu a contare! Io inizierò a contare qui, ma fino a quanto conto? Devi contare fino a 70, Robby! 70.000? No, 70 e basta! Ho bisogno di tempo! E basta viene dopo il 70? Robby, muoviti! Inizia a contare! Aia, fai con calma, eh! Ok, 70! 1, 2, 3, 4, 9, 10... Ragazzi, io ho tantissima fame! Quindi, dato che sono un'esperta del nascondino, mi servirà pochissimo tempo. E intanto cercherò qualcosa di buono da mangiare. Vediamo cosa c'è qui. Vorrei un panino, ma qui non ci sono panini con la mortadella. Mi prenderò due merendine. Però più tardi mi andrò a comprare un panino con la mortadella, ho deciso. Che buono, ragazzi! Il nascondino è molto più noioso che mangiare. Un momento. È già 52! Mi devo andare a nascondere! Ah, non finisce più! Ma perché devo contare fino a 70? Ah, 68... No, quanto stavo? Mi sono dimenticato! Facciamo 65, 66, 67, 68, 69... 70! Dani, non mi interessa, dove ti sei nascosta, io tanto adesso ti troverò. Ecco, ho deciso. Ah, ragazzi, ma dove mi posso nascondere? Un momento, forse posso entrare in questa botola. Vediamo se ci entro. Però intanto devo continuare a mangiare. Yuhu, c'è nessuno? Ragazzi, no. Un momento. Ma qui esce dell'acqua, no? Non credo che sia un buon posto per nascondersi. Andrò qui, dietro i cespugli. Qui non mi troverà mai. Non so in quanti di voi lo sanno, ma io sono fidanzato con Dani da più di 8 anni. Esatto, 8 anni che io sto con quella polpetta, mangia panini e dolci. Ma questa volta non gli ho fatto mica fare merenda, perché dovevamo giocare e appunto è pericoloso giocare vicino alla piscina mentre si mangia. Ma vi ho detto da quanto tempo sto insieme a Dani per farvi capire quanto la conosco bene, e quindi so perfettamente che si sta nascondendo qui da qualche parte. Oh no, Robby si sta avvicinando, devo andare da quest'altra parte. Però non riesco a correre tantissimo, perché quella merendina che ho mangiato, devo ancora digerirla. Mi metterò qui, qui sicuramente andrà meglio. Oppure dovrei nascondermi in un posto molto più difficile da trovarmi. Come fa a venire sempre dove vado io oggi? È davvero bravo! Oh oh! Oh no! Devo andare! Devo scappare da qui! Oh oh oh. Ho deciso! Mi nasconderò in questa immensa piscina! Questo sì che è il posto perfetto! Davvero stranissimo! E dire che pensavo che... Dani! Si sarebbe nascosta proprio qui tra le piante! Deve essere successo qualcosa di strano, perché è assurdo, è assurdo! Dani si nasconde sempre qui, o perlomeno nella sua testa,
Questo qui è un posto ottimo in cui nascondersi. Non sa che i veri detective come me e forse anche voi sanno benissimo come pensano gli avversari. Comunque, mentre cerco Dani in questa immensa villa, vi ricordo che se siete dei nostri veri fan dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi adesso. Devo entrare piano piano, altrimenti Robby potrebbe scoprirmi. Quindi camminerò come un ninja. Guardate. Il gradino era molto più alto di quanto pensassi. E l'acqua è freddissima. Inizia a farmi male un po' lo stomaco. Però non importa, io devo vincere a nascondino. Ora andrò sott'acqua. Fermi tutti! Poco fa mi è sembrato di sentire un rumore provenire dalla piscina. Volete vedere che quella polpetta di Dani è entrata in piscina per nascondersi lì? Sarà un gioco da ragazzi scovarla a questo punto. Ai ai ai, mi fa male un sacco la pancia. Forse non è stata una buona idea entrare in piscina. Ma ora... Robby si sta avvicinando! Ciao! Deve essere qui da qualche parte. Proverò a vedere dentro la piscina. Tanto ti trovo! Non puoi nasconderti! Bah! E questo ti sembra un nascondiglio? Guarda che non sono mica nato ieri, si vede che sei in acqua, ti ho scovata, sei una befana. No, non c'entra niente la befana, però sei scarsa a nascondino. Ehi, tu, Dani, 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 dai, ti ho trovata, esci, Dani. Raga, un momento, Dani sta galleggiando lì da troppo tempo. Dani, ti salvo io! Dani! Dani! Cavolo! Dani! Non respira! Non respira, ragazzi, non respira! Dani è annegata! Dani! Dani! Come? Cosa devo fare? Uno, due, tre! Uno, due, tre! Dani! Respira. Robby, non mi sento bene. E ci credo. Ma cosa ti è successo? Robby, mi sono sentita male a un certo punto. Mi faceva male tantissimo la pancia. Non dovevo mangiare tantissime merendine prima di buttarmi in acqua. Cosa? Hai mangiato prima di fare il bagno? Sì, Robby. Ma come ti salta in mente? Ti avevo detto di non fare assolutamente nulla, di non andare in cucina e non mangiare. Invece tu hai mangiato e adesso guarda cosa è successo. Robby, non urlare, mi fa male la pancia fortissimo. Come ti fa male la pancia? Non mi dire che dovevo andare a pronto soccorso? Mi sa proprio di sì. Presto. Vai. Devo andare a prendere le chiavi della macchina che sono in camera nostra, quindi adesso mettiti qui. Ok, torno subitissimo. Va bene, Robby. Io ti aspetterò qui, anche se mi è ritornato il mal di pancia fortissimo. Ok, ecco qui le chiavi della macchina. Devo immediatamente correre da Dani e portarla al pronto soccorso. Quelli del pronto soccorso dell'ospedale sapranno sicuramente consigliarmi cosa fare in questo caso. Dani? Dani, ho preso le chiavi. Ok, andiamo al pronto soccorso. Riesci a camminare? Dani? Dani? Non ci credo! Dani è svenuta di nuovo! Ma questa non è una congestione! Ma è mai possibile? Che cosa ha mangiato prima che l'ha fatta stare così tanto male? Dani? Dani, ti prego, svegliati! Dani, svegliati! Dani? Dani, svegliati! Svegliati! Su, devi rimanere sveglia! Non puoi addormentarti! Non puoi addormentarti in questi casi, hai capito? Robby... Guardami! Come ti chiami? Come ti chiami?
Ragazzi, qui la situazione è più grave di quello che pensavo. Dani non riesce neanche a rispondermi a una domanda semplice come... come ti chiami? Che succede? Robby, sento molto freddo. Potresti prendermi qualcosa? Ah, sì, è vero. Di solito, quando si hanno problemi allo stomaco, si sente molto freddo, quindi prenderò uno di questi asciugamani, che è asciutto, e lo utilizzerò per coprire Dani. Va meglio? Sì, Robby, mi sento meglio. Ti senti meglio? Però mi viene un po' da vomitare. Penso sia normale. Hai preso una bruttissima congestione in acqua. Forse posso provare a portarti così in ospedale? No, Robby, Robby, cosa stai facendo? Dimmi tu cosa vuoi fare. Vuoi che ti porto in ospedale con la macchina? Oppure vuoi rimanere qui con la coperta addosso? Non lo so, Robby, ma credo forse sia meglio andare al pronto soccorso. Sto troppo male. Ce la fai a camminare? No, Robby, non ce la faccio. Ok, andiamo a giocare al parchetto. Oggi dobbiamo divertirci, mia cara Jasmine. Ehi, aspettatemi! Voglio giocare anche io! E voi, ragazzi, siete già tornati a scuola? Scrivetelo qui sotto nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi nessunissimo nuovo video di Dani e Robby. Jasmine, ma tu ti sai arrampicare? Certo. Vediamo! Vediamo quanto sei brava! Non ci credo, ma sei bravissima! Dani, onestamente, è molto più brava di te. Hai sentito? Guarda, ora ti raggiungo, eh! È un momento! Sì, però Dani, io di te ho paura perché tu non sei molto atletica. Se poi cadi e ti fai male... Tranquillo, guarda qui! Jasmine! Jasmine! Potresti aiutarmi, per favore? Ma non so se ce la faccio. Ok! Guarda qui! Ce l'ho fatta! Con il mio aiuto, ovviamente. Ok, dai, ho capito. Dani senza una mano non è una scimmia. Invece Jasmine è molto più atletica. Sì, però questa semplice arrampicata già mi ha fatto sudare molto. Io mi devo riposare. Ma quale riposare, Jasmine? Dobbiamo divertirci prima che scada il tempo. E poi dobbiamo fare i compiti e non possiamo più divertirci. Poi vai a nuoto, a calcetto, a pianoforte. No, dobbiamo andare ovunque oggi. Ma sto morendo di caldo, guarda. Ho il sole che sta squagliando anche le pietre. Sì, sì, e cosa pensi che succeda? Niente, sudi un pochettino e niente, mica muori di caldo. Dai, andiamo. Andiamo, Jasmine! Robby, Jasmine, voglio proporvi questa sfida. In pratica devi metterti qui sopra e scivolare da una parte all'altra. Ne sei proprio sicura? Sì, sì. Sicura, sicura. Allora, ora vi faccio vedere come si fa. Dani è andata esattamente dalla parte opposta della partenza. Ma vi rendete conto? Da lì non riuscirà mai a scivolare. Dani! Quello era l'arrivo, non la partenza. Sì, volevo assicurarmi che funzionasse correttamente. Tu che ne pensi? Penso che ho caldo e... Ah, tu hai questo caldo, Jasmine? Non succede niente. Dai, Dani, ce la puoi fare. Ok. Un momento, dovevo esercitarmi. Dovevi esercitarti? Dani, secondo me non riuscirai a fare neanche un metro. Ah, si sta arrampicando. Dani, non... allora, quest'estate ti sei già rotta tipo tutto, quindi stai attenta. Non ci riportiamo al pronto soccorso? No, però... Così ti fai male. E come funziona? Lo faccio vedere io. Ma perché devi essere più forte tu sui giochi? Non è colpa mia. Ragazzi, scrivete nei commenti secondo voi perché Dani è così imbranata, invece Jasmine riesce a fare tutto. Poi faccio bene io a dire che Jasmine è quella nel mio cuoricino. Ehi, invece... ti sento! Vabbè, che rimanga tra noi allora, eh. Dani, se ti fai male... Ok, ci sono. Ti sei fatta male? No. Ok, Dani, allora tocca a me adesso. Lo farò soprattutto... Così farò vedere a Jasmine che anche io so fare queste cose. Allora spero che tu cada. Ehi, non sei simpatica, eh? Allora, ma secondo te regge il mio peso, Dani? Sì, Robby, vai! Ah, 3, 2, 1, Jasmine, guardami! Robby, mi hai sporcato tutto lo zaino! Dani, almeno io ce l'ho fatta, non come te. Un secondo, ma Jasmine, dov'è finita?
Cosa? Mi vuoi dire che ho fatto tutta quella cosa pericolosissima e Jasmine non mi ha neanche visto? Ma dove è finita? Ragazzi, Jasmine. Voi per caso sapete dove è finita Jasmine? Jasmine! Ah! Robby, l'ho trovata! Fa troppo caldo, io non ce la faccio. Poi mi inizia a girare la testa. Mi sa che dobbiamo tornare a casa. Ma quale tornare a casa? Jasmine, fidati, io non sono un medico, eh. Però so quello che ti serve. Ti serve altro divertimento, ovviamente. Jasmine, ma veramente non ti no, senti bene? No, Dani, veramente non mi sento bene. Robby, Jasmine non sta fingendo, credo. Ah, dai, questo è uno degli ultimi giorni. Non puoi sentirti male adesso, dai. Ti prego, facciamo almeno un'ultima corsa. Tipo, chi riesce a fare tutto il castello più velocemente vince. Questo qua c'ho in tasca? C'ho un telefono. Il mio telefono! Ma io non voglio farlo, ve l'ho detto. Un momento. Ma se io vinco contro Jasmine, Robby capirà che io sono la migliore. Quindi dobbiamo assolutamente farlo. Jasmine, andiamo su! No, no, no. Sì, andiamo! No. Vi spiego la sfida. Dovrete fare questa mini arrampicata, dopodiché arrivare qui e scendere da questa parte. Una volta scese, dovrete fare questo percorso lateralmente per poi risalire qui sopra, oltrepassare queste funi e poi pure questo tunnel di corde. E infine dovrete lanciarvi nello scivolo scuro. E chi arriverà per prima avrà vinto questa sfida. Siete pronte? Sì, siamo pronte. 3, 2. No, dico io 3, 2, 1, mica tu. Ok. Dietro la linea. Ok. 3, 2, 1, via! Vado! Ci sono. Jasmine, guarda che è una gara di velocità, devi impegnarti. Devi dimostrare di essere tu la più forte. Jasmine, guarda quanto sono forte. Jasmine è estremamente molto poco energica. Devi impegnarti. C'è in palio un iPhone, Jasmine. Guardate Dani. Okay. Ragazzi. Dani è in vantaggio a quanto pare. Seguiamo Dani. Ok. Ah, non me l'aspettavo Dani, bravissima, stai vincendo tu. Hai visto Robby come sono brava e voi iscrivetevi al canale. Ah, Dani, stai letteralmente bruciando Jasmine. Sì. Vai, vai, veloce! La prima che scende nel tubo vincerà la sfida! Oh, chi esce? Chi è che sta uscendo? Sì, Dani, hai vinto! Quindi adesso uscirà anche Jasmine! 3, 2, 1! Jasmine! Già, ci si è bloccata nel tubo. Jasmine! Cioè, dove? Guarda che ho vinto, puoi uscire! Cosa hai fatto, Jasmine? Non ho fatto niente, Robby! Ma allora dove è finita? Jasmine, Oh, Dani, che cosa sta lì? Una gamba? Jasmine! Jasmine! Oh, che è successo? Jasmine! Jasmine! Oh, cavolo! Jasmine è svenuta! Corre, Robby! Che significa che Jasmine è svenuta? Ok, è vero, mi aveva detto che soffriva tanto il caldo e che praticamente non si sentiva bene, ma io pensavo scherzasse, non che sarebbe svenuta! Guardate lì! Oh, cavolo, è svenuta tra le corde, è pure pericoloso, potrebbe farsi male lì! Hai ragione, dobbiamo aiutarla, muoviti! Sì, ma vai! Cosa vuoi che ti dica? Non riesco da qui! Adesso non riesci! Muoviti! Dallo scivolo, ma non puoi fare lo scivolo al contrario, Dani! Sì, io posso tutto! Mi arrivata! Beh, tieni tu, ti faccio vedere io. Quando si vuole salvare un'amica, bisogna essere pronti a tutto. Guarda qui come si fa. Vai, Robby, corri! Vai a vedere cosa è successo! Ma come faccio adesso a prendere Jasmine da qui? Inventati qualcosa, non lo so! Portala giù e li lanceremo un po' d'acqua in faccia! Ragazzi, devo fare anche molta attenzione perché ci sono i buchi in queste corde ed effettivamente potrebbe cadere giù e farsi ancora più male. Jasmine! Jasmine! Sento il polso, ok? A quanto pare è ancora viva, il problema è che è svenuta per il troppo caldo. Dani, serve qualcosa per rinfrescarla probabilmente. Okay, aspetta, forse nel mio zaino ho qualcosa. Dai, cerca, fai subito. Jasmine, ci sono, ho un po' d'acqua fresca. Ok, dammela un po' sulla mano che io poi la butterò un po' in faccia a Jasmine. Ok, Jasmine,
Jasmine, le bagnerò un po' la fronte in modo tale da rinfrescarla. Si sta svegliando? No, non sta funzionando, che facciamo? Ragazzi, siamo davvero nei guai. Non sappiamo come risvegliare Jasmine. Robby, ce la stai facendo? Dani, non so se è la mossa giusta. Sto per lanciarti giù dallo scivolo, Jasmine svenuta. Ok, la prendo, ci sono. Dani, ci sono. Pigliala, Ok, Jasmine. Oh mamma mia, Robby, mi sto preoccupando davvero, non si sveglia. Ok, scendo anche io. Ah, Dani, questo scivolo è bollente. Non so se è stata la mossa giusta. Forse dovremmo chiamare l'ambulanza, perché su questo scivolo non può di certo rimanere, è troppo caldo. Robby, devi metterla assolutamente su una panchina all'ombra, quindi dovrai prenderla in braccio. Cosa? Io? Ma è anche colpa tua, non solo mia. Sì, Robby, ma tu sei quello con più forza, quindi adesso va bene. Farlo. Vai, presto. Robby, su una panchina all'ombra, corri! Ma è possibile che non c'è ombra in questo cavolo di parchetto? Ok, Robby, qui più qui o meno andrà c'è bene. L'ombra. Okay. Qui c'è più ombra, dai. Ci siamo. Forse dovremmo alzarle le gambe? D'accordo, Robby, proverò ad alzarle le gambe. Jasmine! Prova, non lo so, a fare qualcosa. Ci sono! Jasmine! Svegliati! Aspetta, Jasmine. Vado a prendere l'acqua, Dani. Ok. Mannaggia, Robby, io lo sapevo che succedeva qualcosa di brutto. Oggi c'era l'allarme calore. Scusami, Jasmine, la prossima volta ascolterò di più Robby. Oh. Ma cosa stai dicendo? Guarda che non è colpa mia, eh? No, sto dicendo che avevi ragione, c'era l'allarme calore. Ma questo è uno degli ultimi giorni, dovevamo per forza giocare almeno oggi. D'accordo, ma adesso inventiamoci qualcosa, altrimenti dobbiamo chiamare il 118. Ci sono, Robby, adesso gli lanceremo un po' d'acqua in faccia, come se fosse un gavettone. Si sveglierà sicuramente. Dici? Sì. Guarda! Jasmine! Ok. Dani, a quanto pare... Si è svegliata! Non so perché, ma questa cosa ha funzionato, non ha il minimo senso. Forse Jasmine... vuoi bere? Tranquilla, appoggiati pure su di me e tieni l'acqua se vuoi un po' bere per rinfrescarti. Adesso 2 minuti e andiamo a casa, ok? Ok, scusa se non ti abbiamo ascoltato e che sei stata male, però noi ti vogliamo bene, ok? Ora stai meglio? Sì, ovviamente. Ok. Per fortuna il peggio è passato, altrimenti dovevamo chiamare l'ambulanza, vi rendete conto? Anche voi, come Jasmine, soffrite il caldo? Scrivetelo nei commenti. E noi ci rivediamo domani in un prossimo video. Andiamo, Jasmine! Finalmente oggi siamo insieme ai nostri amici Stefano e Ilari! Ciao! E oggi andremo in un parco gigante, super bello, e ci sfideremo. Esatto! Wow, non vedo l'ora di divertirmi, Stefano, quindi questo qui è il parchetto che in cui tu hai voluto portarci? Sì, perché questo qua è un parchetto che è vicino a casa nostra, ragazzi, è super tranquillo e ci divertiremo un mondo, faremo tante cose allegre e divertenti. Va bene, allora andiamo. Ila, ma qual è il tuo gioco preferito che fai quando vieni qui al parco? Nascondino, quindi magari dopo ti sfido a nascondino, eh? Guarda che io sono la regina del nascondino, quindi mi stai mettendo alla prova. Non è vero, sono io la regina del nascondino. Okay. Lo vedremo, ma io direi di entrare. Sì, esatto, muoviamoci! Sarà una giornata fantastica, insieme ai nostri amici, giornata di sole, il parco, e niente potrà andare storto. Aspettate. Ma qui c'è scritto, attenzione, sono stati avvistati animali pericolosi. Fermi. Allora, attenzione, sono stati avvistati animali pericolosi. Per la vostra sicurezza non giocate con bambini in questo parco. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. No, Ma no! Stefano, ma... Ila, dove sta andando Stefano? Perché non sei al parco? Com'è il parco? Ma qui c'è un cartello che dice che non dovremmo andare a giocare lì dentro. E soprattutto con bambini piccoli come Ilari. Ma tu ci hai fatto venire in questo parco con animali pericolosi. Ma vabbè dai, ma verrà che sarà un cartello di quelli che mettono tipo attenti al cane, attenti al gatto, attenti al gufo, una cosa così, niente di attenti caso. Così c'è scritto animali pericolosi e qui c'è un simbolo che non mi piace per niente. Voi che dite, dobbiamo entrare lo stesso? Sì. Io non ho paura di niente, dai, forza. Non so se sarà una buona idea, però voi mi raccomando, iscrivetevi adesso al canale perché stiamo per entrare nonostante quel cartello.
bello! Speriamo di divertirci e che vada tutto bene! Vi propongo un gioco! Che ne dici di fare un 2-3 stella? Yes! Ok, allora inizierò io a contare. Voi dovete stare come delle mummie! Io faccio la mummia, non ho capito. Fammi vedere! Posizione mummia! Posizione statua? Beh, uguale alla mummia. Va bene, allora Dani sarà ferma qui e noi dovremo fare stellone. Andiamo un po' più lontano. Devo assolutamente vincere. Io sono il campione di questo gioco, vincerò io. Di sicuro la più carina, la più bella, vincerò di sicuro io. 1, 2, 3, stella! 1, 2, 3, stella! Adesso mi avvicinerò un po' a voi. Voglio vedere se state davvero super fermi. Ah, interessante. Voglio proprio vedere se state fermi. Ah, come sei carino. Ma cosa stai facendo? Sembri un uccello. Oh oh. Forse devi tornare indietro di due passi. Che schifo, ma c'è la cacca qui per terra. Vediamo qui che abbiamo. Bene, andiamo avanti. 1, 2, 3, stella! E tu come sei arrivata subitissimo qui? Ti avevo detto che ero la campionessa di questo gioco. Davvero brava, Hilary. Vedremo nei prossimi giochi. Stefano, ma davvero sei caduto sulla cacca? È che è per finta, non lo vedi con le mani nere e tutta la felpa sporca? Comunque c'è qualcosa di più importante dell'odore delle tue mani. Che cosa? La vittoria, Stefano, la vittoria. Quindi mi devo lavare. Hilary ha già vinto un gioco. Dobbiamo trovare un altro gioco in cui siamo noi più forti. Ce l'ho. Hilary ha le gambe corte. Quindi potremo fare a corda. La corda, sì, saltare la corda al parco. No, non è il bagno, che schifo, che schifo. Ma scusate, non è giusto, io non so proprio fare il gioco salta la corda. Vabbè, a questo turno sceglieranno loro, ma il prossimo lo sceglieremo noi. È il momento del salto della corda al parco, chi fa più salti vince, eh? Ok, 3, 2, 1, via! Vai Hilary, ce la puoi fare, bravissima! 1, 2, ok. No, questo non vale proprio, 2 salti per Hilary. Aspettate, si deve arrivare a 10, eh? Hilary, tuo padre ti conosce bene. Hai fatto solo 2 salti. Ai, ti aspetta la luce. Ti aspetta la luce. Aia. Tanto la mia amica Dani vi batterà sicuramente. Robby, abbiamo questa manche per vincere, quindi mi raccomando, confido in te, okay? Vai, ora vincerò sicuramente. Sì. Adesso farò un milione di salti. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3. Robby, ne hai fatti solo 2 come Hilary. No, mamma, Hilary, la girata a contare, uffa. Così ti impari. Io non ho bisogno di assistenti, quindi fate spazio alla campionessa. Dei salti, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vincono le donne. Sì, siete scarsi. E voi? Quanti salti riuscite a fare con la corda? Scrivetelo nei commenti. Abbiamo vinto noi, quindi ora scegliamo noi il gioco. Sì, e vi proponiamo Nascondino. Ovviamente contate voi. No, dobbiamo contare noi. Che cosa? Va bene, contiamo noi. Ok, tanto vinceremo. Hilary, andiamoci a nascondere! Fino a quanto contiamo? Io so contare fino a 5, non di più. Hila, dove ci nascondiamo? In quell'albero lì. Ma quello lì dici? Ok. Quello è il nascondino mio segreto che io conosco e papà no. Ok, quindi andiamo piano piano, altrimenti potrebbero sentirci. Qui ci sono tantissime foglie, ok? Quello ok, ma magari riusciamo ad arrampicarci, che ne dici? Io sono un'arrampicatrice nata, guarda Dani. Ok, però fai piano Hilary, rischi di farti male, poi come lo dico a Stefano?
chi se ne frega, vado all'ospedale, mi curano. No, ma cosa vai all'ospedale, ok? Vai, io direi che qui è perfetto. Io invece mi nasconderò proprio dietro questo ramo qui. Aspetta, ah, aiuto! Ok, ci sono, nascondiglio perfetto. Te l'ho detto, però so che io sono impiccolicinata, però... Non è che ho detto che sono la replica avvicinata, ma non ho detto che non ho paura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direi che può bastare. Anche troppo abbiamo contato. È un parco gigante, non ho avuto il tempo per nascondersi. 10. Andiamo. Senti, faccio una cosa. Io vado di qua e tu vai di là. Cioè, 1, 2, 3, andiamo. No, sto andando di là. No. No! No! Sicuramente si sono nascoste vicino agli alberi, perché è un parco, cioè è pieno di alberi, quindi sicuramente vicino agli alberi. E lì c'è anche una buccia di un mandarino, forse è Hilary che sta mangiando. Uffa, dove sono finite? Guardate, questo parco è immenso e potrebbero essere da qualsiasi parte. Speriamo che Stefano sia più bravo di me a trovarle e cercarle, perché io non le sto trovando. Allora ragazzi, sto camminando da circa 10 minuti, non lo so, qui è grandissimo, guardate quanto è grande questo parco, non le trovo. Credo che questa volta abbiamo perso di nuovo, ma non possiamo... Aspetta un attimo, shh, aspettate, venite, venite. Ho tutte le gambe di Hilary. Ma quali sono le gambe di Hilary? Ragazzi, guardate, vedete? Shh. Adesso gli faccio prendere un bello spavento, oltre che ovviamente a vincere il nascondino. 3, 2, 1. Tana per Hilary, Tana! 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 Robby, ho fatto Tana! Non ci prenderai mai! Tana era proprio lì! Corri, Hilary! Corri! Ce la possiamo fare! No! Robby! Robby! Stanno arrivando! Fate al posto mio, Robby! Robby! Tana! Tana! Siamo arrivati! No! Prima io sono arrivato! No, no! Abbiamo vinto noi! Robby, ma stavi dormendo? Ti ho detto fai Tana! Ma ero dall'altra parte! Comunque, vabbè, andiamo avanti! Questo l'avete vinto voi, questo gioco! Andiamo al prossimo, direi! Sei forte a calcio? Sì, ma sono un po' fiacco! Vabbè, tanto dovremmo stare in porta! Adesso è il momento di fare i tiri in porta! Io sono un super portiere! Penso ho vinto notte il pallone d'oro dei portieri! Ila, dobbiamo calciare da quella parte e fargli gol! Hai capito? Sì! Ok, perfetto, quindi... Siamo in due, non potrà mai farci gol! Oh, mai! Ho una tattica, tutti tutti da quella parte e da questa parte, così prendiamo tutta la porta! Perfetto, ok! 3, 2, 1... Più o meno, vabbè, dai, ho fatto mezzo gol, no? Ma dove è tirato? Ma dove è andata la palla? Io non l'ho nemmeno vista arrivare qui da queste parti! Ila! Dovevi tirare dall'altra parte, invece lo hai tirato proprio lì. E vabbè, lo vado a recuperare. Ok, vai, io ti aspetto qui, fai subito. Eppure pensavo fosse brava a calciare. Uffa, tocca sempre a me prendere la palla. E poi gli ho detto 40 volte a papà che non sono brava a calciare. Perché hanno inventato questo gioco? Sta lì sotto, nemmeno ci arrivo. A 2 anni ci arrivavo almeno. Prendiamo la palla. Prendiamo la palla. Io lo sapevo che era pericoloso, Robby. Cosa tu hai visto che è stato? Cosa ne so io, Stefano? Ho solo visto Hilary che si teneva fortissimo la mano e non ha neanche preso il pallone in realtà. Si sarà putta forse con una spina della pianta. Ma che ne so, vai a controllare. Non lo so, Robby, ma qui vedo solo il pallone. Eccolo, è che schifo. Robby, guarda, guarda, c'è un animale schifoso. Levati, Robby, levati, levati. Uno scorpione. È un animale grosso, pericoloso. Via, 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 via. Anche io e Stefano, uno scorpione appena punto, Hilary sulla mano, ti rendi conto? Hilary, che è successo? Aspetta, Dani, dimmi che è successo. Oddio, oddio, il sangue. Aspetta, aspetta, Hilary, ferma, 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 aspetta, ferma, ascoltami, facciamo una cosa. Mi sento svenire, mi sento svenire.
venire. No, 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 questo è il mozzico dello scorpione, probabilmente. Oh no. No, chiama un'ambulanza. Okay, chiama un'ambulanza. Okay, chiama un'ambulanza. Chiama un'ambulanza. Qual è il numero? 118. Ah, il 118. Qualcosa. Aiutami. Robby, vieni lì, non stare con le mani impalate. Dobbiamo, dobbiamo portare in ospedale. Ferma, ferma, ferma. Hilary, Hilary. Sto per farmi una mega sauna. Sì, 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 una mega sauna. Dani sta sopra che sta dormendo e io ho deciso di essere il primo in assoluto. Venite a vedere, questa qui è una sauna privata. Qui c'è il termostato, termogrometro, come si chiama lui, che segna quanti gradi ci saranno qui dentro. E io adesso vi farò una bella sudata. Ciao, andate via che devo adesso fare la sauna. Mamma mia, sento che il mio corpo si sta tutto depurando. Sto sudando davvero tantissimo in questa sauna. Ma so che mi farà bene. E Dani non sa niente che io sto qui bello solo soletto. Oh, che dormita che ho fatto. Però inizio ad avere un po' fame. Forse mi vado a mangiare una bella pizza. Sì, 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 sì. Robby? Robby dove è finito? Era qui accanto a me. Non mi dire che è andato a mangiare senza di me. Robby, sei qui? Un momento. Non mi dite che Robby è andato a fare la sauna senza di me. Robby? Ti ho scoperto! Io davvero non posso credere! Robby? Dani? Ciao Dani! Ti avevo detto che volevo fare anche io la sauna insieme! Sì, vabbè, certo, come no! Buongiorno signorina, io sto qui già da tipo 20 minuti! Ora arrivo anche io! No, 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 non puoi, non puoi, Dani! Sono pronta! Oh mamma mia, ma quanti gradi stanno qui dentro? Aspetta Dani che controllo. Qui segna, se non vedo male, che stanno 79 gradi, Dani. 79 gradi? Ma sono tantissimi! Allora sì che qui dentro suderò tantissimo. Ma non puoi, qui, qui c'è non c'è spazio per te, c'è il mio piede, Dani. Sì che c'è spazio per no, me. No, allora tieni qualche quest'altro piede. Schifo, Robby! Ora te li metto nel carbone, eh? No, 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 quelli sono caldissimi, anzi, non toccarli. Oh, inizio a sentire caldo, Robby. Grazie. Oh. Dovete sapere che la sauna è un posto dei centri di benessere dove fa caldissimo e serve a far sudare tanto 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 il corpo, così tutte le cose brutte che stanno dentro vanno fuori e uno rimane tutto depurato. Ecco perché fa così tanto caldo qui. Sì, Robby, lo so, infatti lo sto facendo perché mi hanno detto che fa molto bene alla pelle. Ti fa diventare super giovane e bella. Sì, solo Dani che devo un attimino riavviare il timer. Qui c'è praticamente una clessidra dove ti segna da quanto tempo stai. E io ho già superato abbondantemente i 15 minuti. Quindi adesso la rigiro. 15 minuti? Ma lo sai, Robby, che è pericoloso stare così tanto tempo dentro la sauna? Tu dici che è tanto? A me sembra di essere appena entrato, Dani. Robby, io sto sudando e sono solo 3 minuti che sono qui dentro. Io credo che tu debba uscire da qui. Io sono un vero uomo, Dani. Posso resistere qui tutto il tempo che voglio. Un pochino caldo, cioè, però sto bene. Che caldo! Robby, io te l'ho detto, ti ho avvisato, Io poi non ti curo se stai male. Robby, ma da quanto tempo sto qui dentro? Aspetta che controllo, Dani.
Sono quasi passati altri 15 minuti. Oh, io non ce la faccio più, Robby. Ho il costume tutto bagnato e la fronte anche, i capelli anche. È arrivato il momento di uscire. No, no, aspetta, dobbiamo prima fare almeno qualche challenge. Io voglio giocare con te, Dani. Questo è un posto dove ci depuriamo. Quindi dovrai dire se scegli obbligo o verità. Ma proprio qui dentro ci dobbiamo giocare. Comunque, obbligo, Robby. Obbligo? In quel secchio, Dani, c'è dell'acqua sporca che serve per attivare i carboni. Quel secchio lì, quell'acqua, voglio che te la butti addosso. Sì, così sarai super sporca e depurata. Coccinelle, ma io non voglio tirarmela addosso. Tu hai scelto obbligo. Allora mi raccomando, iscrivetevi al canale. No, Robby. Sì, c'è tipo delle cose dentro, che schifo. Che schifo, io non voglio. Sì, allora guarda, Massimo, te la puoi scegliere dove buttartela. Ok, me la butterò sul piede. Sul piede, lo sapevo che avresti scelto il piede. 3, 2, 1. Ora che ho fatto il mio obbligo, Robby, cosa scegli, obbligo o verità? Acqua. Non c'è l'acqua. Un momento, io non lo vedo per niente bene a Robby. Mi sa proprio che ho bisogno di acqua, Dani. Però scelgo verità. Ci sono. È una verità che ti volevo chiedere da tantissimo tempo. Vota da 1 a 10 la nostra coinquilina Jasmine. La coinquilina. Sì, non fare finta di niente. Allora, non ho abbastanza liquidi nel corpo per risponderti, Dani. No, Robby, dovrei rispondere per forza. Non hai le forze? Ora te le faccio venire io le forze. Rispondimi! 900 milioni. Cosa? 900 milioni? Allora sai che ti dico? Io me ne vado. Ti lascerò qui dentro da solo. Ciao. E non mi chiamare mai più. Stavo anche scivolando. Guarda che sei venuta tu qui. Io manco ti volevo. Mi stai antipatico. Addio. Ok, finalmente anche Dani è andata via e io posso rimanere da solo qui in sauna. Penso proprio che farò un pisolino qui al calduccio. Sacco di tempo che Robby è chiuso lì dentro la sauna. È mai possibile? Ora dovrò andare da lui perché è il caso di uscire, altrimenti potrebbe sentirsi male. Robby, lo so che ti piace tantissimo stare lì dentro, ma devi uscire. Robby, oh mamma mia, Robby. Oh no, ragazzi, Robby si è sentito male. Devo chiamare aiuto. Devo chiamare assolutamente qualcuno. Robby sta troppo male. Ragazzi, Nina, Marzi, dove siete? Nina, è urgente, devi venire con me. Robby si è sentito male. Cosa? Non ho capito, Robby? Si è sentito male ed è rinchiuso dentro la sauna. Aprilo, facile. No, Nina, devi venire con me, è urgente. Ok. Corri. Ma proprio ora, non poteva aspettare. Io gliel'avevo detto che era rinchiuso da lì da 15 minuti e ora è passata un'ora. Corri. Nina, io te l'avevo detto, guarda. Oh no, Dani, è peggio del previsto. Come facciamo? Ok, ho capito. Dobbiamo chiudere la porta. No, Nina. Robby. Robby, rispondimi. Dobbiamo chiudere la porta, Robby, rientra dentro. Credo che sia il caso di chiamare l'ambulanza. Robby, se non ti svegli, dobbiamo chiamare la polizia. Oh no, ti chiamalo fuori. Cosa? Ma quanto pesa Robby? Robby? Ci sono, Nina. Che ne dici se buttiamo una secchiata d'acqua gelida? No, devi fare la respirazione bocca a bocca. D'accordo, Robby, lo farò solo per te. Nina, secondo me non sei capace. Ma non so farla.
L'ho capito, Dani. Senti, facciamo una cosa. Mettiamogli un tappeto sulla faccia. Dici che funzioni? Sì, si sveglierà. Ok. Robby? Robby? Forse non funziona. Sì? Ho trovato il modo. Cioè? Questa è acqua gelida. Magari gli farà risalire la pressione. Ma sei sicura? Sì, sì, sono sicurissima. Ok. Robby? Robby? Robby è vivo! È sveglio, è sveglio! Ok, dagli uno schiaffo. Robby? Sei sveglio? Robby? Perché stai riprendendo? Robby? Ti sei sentito male dentro la sauna? Dani, mi è venuta a chiamare perché sei svenuto, capito? Sei svenuto, svenuto. Robby, ora come stai? Sei bene? Non voglio mai più fare la sauna in vita mia. L'importante è che ora stai bene. Adesso ti cureremo io e Ninna, non ti preoccupare. Tu e Ninna? No, Dani, mi gira la testa. Ninna, credo sia il caso di stoppare questo video e portarlo in ospedale. Dani, addosso ho tutto sudore. Ho perso tutti quanti i liquidi, avrò perso tipo 3 kg. Tu adesso non ti muovere da lì. Voglio alzarmi. Ok, Ninna, aiutami. Aspetta, Robby, forse è meglio che stai seduto per terra, no? Ora ti senti meglio. Oh, cacchio, Ninna. Devo far star meglio Dani. Però come faccio, ragazzi, a far star meglio una persona che ha la febbre? Ah, sì, ci sono. Allora, le faremo una bella sorpresa. Tutti adorano le sorprese. Dani ha detto che ha fame e ha la temperatura alta, quindi ci vuole qualcosa di fresco. Fresco come il nostro condizionatore. Qui da noi ormai fa caldissimo e quindi lo abbiamo appena acceso. Anzi, adesso che ci penso, Dani è molto calda, quindi magari vuole qualcosa di fresco. Le vado ad accendere il condizionatore. Stai tossendo? No, Dani, non tossire però, perché poi io mi spavento e non è che hai il COVID. No, Robby, non ho il COVID. Sei sicura? Allora, prima cosa devo fare il tampone. No, non si fa così il tampone. Vediamo. No, niente caccole né COVID. E poi tu non sei un vero dottore, chiamami un dottore. No, Dani. Su, fa la brava, non hai bisogno di un dottore. Ti sta uscendo il dente, quindi io stavo solo scherzando. Ti volevo far ridere. Se hai la febbre alta, ci vuole qualcosa di fresco. E quindi ti accenderò il condizionatore. Ma ti sei qui. Impazzito? Come impazzito? Io ho freddissimo, non puoi accendermi il condizionatore. Ma Dani, tu hai detto che scotti, no? E quindi ci vuole qualcosa di fresco. È ovvio, uno che è caldo deve diventare meno caldo. Dani, immediatamente il telecomando. Robby, non mi stai aiutando affatto, anzi... Ecco, vedi, sto già male. Mi hai fatto sprecare le ultime forze che avevo per fare questo movimento qui. No. Ora vedrai che ti farò stare meglio. Sì, tranquilla. Coccinelle, secondo voi Robby riuscirà a farmi stare meglio? Che ne dite? Scrivetelo nei commenti. Dani non crede in me, quindi devo fare qualcosa per farla stare meglio. E forse ho un'idea. Allora, vediamo qui. Devo prendere questa, ma prima voglio farvi vedere questa piccola pentolina che abbiamo preso. Serve a fare tipo le ciambelle. Vi piace? Ho preso questa ciotola per fare una ricetta super speciale che a Dani piace sempre. E mangiare qualcosa di buono sicuramente la farà star meglio, no? Non c'è niente di meglio di qualcosa di gelato per il dente malato. Per questa ricetta qui servono i cornetti. Allora, qui c'è un'apertura, sì, proprio qui. Se si vede, dice apri qui, quindi devo aprirlo qui. Dani sicuramente sarà felicissima. Personalmente non vedo l'ora di scoprire quale sarà la reazione di Dani a questo piatto prelibato. No, ma davvero, dico sul serio, perché cioè, Dani non se l'aspetta. Ok, ecco fatto.
Preso questo. Ragazzi, sono già 20 minuti e Robby non si fa vedere. Ho un'idea. Proverò a cercare su internet dei modi per star meglio. Vediamo. Dolore alla testa. Mi dice di andare dal dottore. Questo metodo non funziona. Rimarrò malata a vita. Una volta aperto il nostro cornetto, non bisogna far nient'altro che farlo a piccoli pezzettini e metterlo qua dentro. Sì, voi direte, ma scusami Robby, questo qui è un cornetto, va mangiato così, ma voi tranquilli, fidatevi. Questo lo renderà molto più buono. Io sono lo chef Robby. Questo è decisamente troppo duro, quindi lo aprirò direttamente con le mani. Una volta che tutto è fatto a pezzettini, serve un ingrediente speciale che cura qualsiasi malattia. La Nutella! Woohoo! Nutella sia! La Nutella è quasi finita, spero di avere un altro barattolo in dispensa, altrimenti Dani non potrà stare meglio! Oh, sì, per fortuna c'è! Robby mi sta preparando qualcosa da mangiare. Forse mi farò sentire meglio, ma io ho molto mal di pancia. E poi credo che sia il caso di spegnere la luce, mi dà fastidissimo. E voi quando state male, come fate a guarire? Prendiamo la Nutella, guardate quanta! Tutta qui, sopra il nostro gelato! E adesso giriamo tutto e abbiamo fatto un super spuntino per la mia Dani malata. Dani, guarda cosa ti ho preparato! Robby, ma questo è quello mio preferito! È il cornetto sbriciolato con Nutella! Grazie, Robby. Avevo davvero tanta fame. Ma secondo te mi farò stare meglio? Non lo so, ma di solito il gelato fa tanto bene quando ti fanno male le gengive. Ragazzi, non potete capire, è davvero tanto buono! Però aspetta, Robby, io ancora non mi sento meglio. Oh, che bello! Lo sapevo! Quello è uno dei cibi preferiti di Dani, cioè perlomeno in estate, perché d'inverno il gelato non va tanto bene, no? Dani? Mi sta chiamando Dani! Forse ha bisogno di me? Dani? Robby, ho finito il gelato che mi hai fatto. Ma... già finito, ma te l'ho appena dato. Robby, te l'avevo detto che avevo molta fame. E poi... Ammazzo. Il gelato fresco mi ha fatto star meglio il dente. Anche se mi continuo a girare la testa. Non sto meglio. Ti gira la testa? Forse ho un'idea! Ehi, però non urlare, perché già mi scoppia la testa. Se tu poi urli, io sto ancora peggio. Allora, scusami Dani, ma ho avuto un'idea. E quale idea hai avuto? Una per farmi stare meglio e poter uscire e andare a giocare al parco? Davvero, Robby? E allora dimmela, dai. Allora, devo farti una domanda. Hai detto che ti gira la testa, no? E la mia domanda è: ti gira in senso così o nell'altro senso ti gira? In che senso ti gira la testa? Ma Robby, io che ne posso sapere? So soltanto che mi sento come se ci fossero degli uccellini intorno alla testa che non mi fanno capire nulla. Anzi, sai che ti dico? Ora dormirò un po' perché non mi sento affatto bene. No, Dani, se ti gira la testa, e come fai a dormire? Poi fai tutti i sogni storti, quindi ascoltami. Concentrati,
ti gira la testa in senso orario o in senso antiorario? In senso orario, però adesso lasciami dormire. Shh, ok, ok, ho un'idea, Dani. Allora, devi alzarti. No! Devi alzarti, no, Dani. No, Robby, sento freddo, lasciami stare. Vuoi stare meglio? Allora, fai quello che ti dice il dottor Robby. Questo qui è un metodo che funziona sempre quando ti gira la testa. Dottor Robby? Sì, Dani, vabbè, non ti preoccupare. Fidati, sì, però, alzati. Non mi tirare così, Robby! E come faccio a farti alzare? Tu? Devi aiutarmi. Ti stavo aiutando. Cosa devo in fare? Piedi proprio. Mi sento male, Robby. Ho capito, ma adesso starai meglio. Ok, allora, adesso hai detto che ti gira la testa. Cioè, tu ti senti girare da quel senso, giusto? Da entrambi i lati. Come entrambi i lati? Avevi detto che ti girava la testa tipo in senso orario, quindi tipo che giravi così. Quindi la mia idea è farti girare al contrario, no? No, non funziona. No, fidati, guarda. Tu gira. Ta-da! Stai meglio? No, non sto meglio. Il mio piano non ha funzionato. Ho sbattuto anche la testa forte sul materasso e adesso mi fa malissimo. Robby, hai peggiorato solo le cose. E adesso cosa posso fare per far star meglio la mia piccola Dani? Potrei cantarti una canzone? Cosa ne pensi, Dani? Se ti canto una canzone, potresti stare meglio? No, Robby, una canzone non mi aiuterebbe. Ti ho già detto che voglio il silenzio. E soprattutto questa luce mi dà fastidissimo. Se la luce ti dà fastidio, basta che chiudi gli occhi, così non vedi più nessuna luce, Dani, è ovvio. Se non sai come si chiudono gli occhi, si fa così. Ecco fatto, ora non vedi più niente. Robby? Sì? Lo sapevo fare anche da sola. E io che ne so, Dani? Io devo dirti una cosa. Sei stato molto gentile a farmi il gelato, che a me piace tanto, però... Lo so, e infatti adoro farti tante coccole, sì. E ora ti faccio anche le carezze, Dani. Sì, ok, le carezze. Però... Dani, le carezze! Aia, mi stai tirando i capelli! Sono carezze, tu hai detto che le volevi. Ragazzi, io non posso farcela, ora mi addormenterò un po' qui. Dani, non lo so. Se non ricordo male, quando si prende un'insolazione, poi non bisogna dormire sotto al sole, altrimenti l'insolazione diventa ustione. Quindi non ti puoi addormentare. Robby, ma quale insolazione? Ho la febbre perché mi sta uscendo il dente del giudizio. E adesso fammi a prendere un fazzoletto, per favore. Un fazzoletto? Sì, certo, Dani. Ok, questo è un lavoro per il dottor Robby. Un fazzoletto. Come lo vuoi? Di cotone, di carta, uno scottex, un tovagliolo? Uno vale l'altro, Robby. Ok, allora ti porterò il miglior fazzoletto che esiste. E col fazzoletto starà meglio. E sicuramente oggi io sarò l'eroe della giornata. Colui che ha portato il fazzoletto supremo. Credo. Gli ho chiesto un fazzoletto per farlo andare via, ma in realtà non mi serve. Solo che io avevo bisogno un po' di tranquillità. Ok, allora qui abbiamo uno scottex di quelli bianchi, però un po' ruvido. Vabbè, nel dubbio è uno di quelli che porterò. Ho deciso di portargli tanti tipi diversi di fazzoletti. In questa maniera potrà scegliere quello che preferisce. Li metterò tutti qui e poi li porterò tutti assieme. Magari porto anche una banana. Non serve a pulirsi il naso, ma... Ehi, una banana è pur sempre una banana, no? Devo prendere questi qui. Sono tantissimi pacchi di fazzoletti. Dani non avrà più problemi. Guardate, qui c'è anche un tizio che si soffia il naso. Questa invece è una tovaglia.
E guardate quanto è grande. Con questa potrà soffiarsi il suo nasino quante volte vuole. Ed infine porterò lei, la carta igienica. Dani, ecco qui per soffiarti il naso. Ciao. Ma cosa stai combinando? Ti ho portato degli fazzoletti per soffiarti il naso. E anche dello Scottex. Oppure una tovaglia. E una banana. Ma io ti avevo chiesto un solo fazzoletto, non tutti questi pacchetti. E la banana? D'accordo, prenderò la banana che non mangerò perché adesso mi si è chiuso lo stomaco. Danny. E io che ci faccio con tutta questa roba? Chiama qualcuno, io non ho le facce di metterla a posto, Robby. E io non ho le facce di metterla a posto, Robby. Prima mi hai chiesto di portarti dei fazzoletti. Io ti porto tutti i fazzoletti che abbiamo in casa e tu così mi ringrazi, Dani. Robby, ma come te lo devo dire? Io non mi sento bene. Chiamami davvero o mia mamma o un dottore. Io non ce la faccio più, so. Ecco, ora mi sta venendo da vomitare. Questo è il gelato che non dovevo mangiare. Oh oh, l'ho combinata grossa. Dani ha detto che devo chiamare o sua mamma o un dottore. Quindi c'è soltanto una soluzione, amici. Mi fingerò sua mamma. Esatto, voleva la mammina. E la mammina avrà. Io sì che sono un vero genio. Dani, sono arrivata! Lo so che stai male! Dani! Robby, ma cosa ti sei messo nei capelli? Chi è Robby? Io sono tua mamma! Su, su, fammi vedere piccolina! Come stai? Fammi vedere un po'! Io... Chi è Robby? Io sono tua mamma! Trattami con rispetto! Ok, allora piccolina, non ti fai mai sentire, Mannaggia a te! Io ci tengo a te, lo sai, e tu non ti fai mai sentire! Che è successo? Mi hai toccato proprio dove mi sta uscendo il dente! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Mi dispiace piccolino, io lo sapevo, quella è colpa di tuo papà. Sì, è sempre colpa di tuo papà. Mi serve del ghiaccio. Vuoi del ghiaccio piccolina mia? Sì, però smettila di parlare così. Ma io sono tua mamma, sono qui per farti stare meglio, Dani. Vieni un secondo qui, fammi vedere proprio se sei mia mamma. In che senso, mia piccola Dani? Dani, oh... Devo svelarti un segreto, Dani. Io ho perso i capelli e mi sono fatta bionda. E non sono tua mamma. Lo avevo capito che non eri mia mamma. E poi mia mamma ha i capelli biondi, non neri. E adesso, davvero, mi è aumentato soltanto il dolore. Tu vedi qualcosa? Sì, vedo una scema con il dito in bocca. Non è affatto divertente, Robby. Vuoi del ghiaccio, Dani? Il ghiaccio, perché non ci ho pensato subito, serviva del ghiaccio. E guardate cosa ho qui. Io ho un'intera busta piena di ghiaccio. Sì. In questa busta ci sono tantissimi cubetti di ghiaccio. Dani potrà mettere il ghiaccio sulla sua faccia e stare meglio. Dato che questo ghiaccio è urgente, farò... Robby! Mi sono fatto malissimo, Dani. Aiutami, sto male. Ah, tu stai male?